non solo per Domodossola, ma penso per l'Ossola, perché è un bel progetto quello di cui parleremo. Voi sapete che ogni anno, oltre ai nostri bandi abituali, noi abbiamo la possibilità, grazie all'intervento di Fondazione Carico, di promuovere i cosiddetti bandi per gli emblematici provinciali. 500.000 euro che vanno destinati a progetti di una certa consistenza. Se sono beni comuni, minimo 100.000 euro, se sono bandi emblematici più generici, minimo 200.000 euro, con un concorso che può arrivare al 50% da parte di Fondazione Carico. Nel 2016, il primo anno in cui ero presidente, questi emblematici ne sono passati 4, tutti approvati, e Domodossola aveva preso 150.000 euro per il restauro della quinta cappella del Calvario, restauro che posso confermare è iniziato, ovviamente, e dovrebbe concludersi entro il luglio dell'anno prossimo. Quest'anno sono arrivati 4 progetti, l'anno scorso è stato, cioè nel 2017, è stato un anno un po' più seminzito. Di questi 4 progetti, uno l'abbiamo bocciato noi, l'abbiamo fermato noi, 3 li abbiamo mandati in carico e ad un certo punto è arrivata la notizia che di quei 3 uno non passava e che ho cominciato a preoccuparmi un pochettino naturalmente. E in effetti abbiamo vissuto qualche settimana un po' di ansia, devo dire, con telefonate continue, quello che importunavo, Francesca Zanetta, importunavo in senso, capite, in modo, esprimevo le mie preoccupazioni a Federica. In effetti poi abbiamo avuto la buona notizia che di quei 4, 2 sono passati, uno riguardava Omegna e l'altro riguarda Domodossola. Per cui il 24 di aprile l'avvocato Giuseppe Guzzetti, che è presidente di Fondazione Caripro, scriveva ai egregio presidente: ho il piacere di comunicarle che, tenuto anche conto delle indicazioni espresse dalla Fondazione della Comunità della Valle Cusio-Ossola, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caripro, in data odierna, ha deliberato l'assegnazione di un contributo di 100.000 euro per il Comune di Domodossola per il progetto RSA 2.0. Quindi, e qui ho tirato un po' il respiro di sollievo. Devo dirvi che non è stata un'operazione di tutto facile, perché Fondazione Caripro è molto severa nell'esaminare i progetti. Credo questo a volte ci fa arrabbiare, però è una garanzia di correttezza e di trasparenza. E soprattutto quando c'è di mezzo una parte che può essere sanitaria, c'è qualche difficoltà. Io devo dirvi sinceramente, poi lascerò la parola al sindaco, a Francesca Zanetta, commissario di Caripro, e a Cecilia Pagliaroli, che ci spiegherà cos'è questo progetto, perché è un progetto pilota molto interessante. Però io devo dirvi che se questo progetto, che aveva obiettivamente qualche difficoltà dal punto di vista dei suoi criteri di valutazione del passato, io credo che si debba molto a 3 persone, che guarda caso sono anche 3 donne, e quindi confermano che quando si mettono le donne le cose vanno avanti. La prima è Francesca Zanetta, senza cui aiuto probabilmente avremmo fatto molte più difficoltà a far passare questo progetto. La seconda è Cecilia Pagliaroli, ovviamente la scambiamo, perché è stata l'anima, no? Il motore di questo progetto, insieme a molto guidato. E poi, devo dire, la mia segretaria, non la mia, la segretaria della Fondazione, Federica Corda, che ci ha seguito, che ha aiutato, che ha scritto anche l'ultima lettera, che forse è stata quella che ha dissipato nel dubbio. Quindi io desidero ringraziare la Fondazione Caripro per l'ennesima dimostrazione di attenzione a questa comunità, e desidero ringraziare queste 3 persone che ho citato. Quindi grazie a tutti voi. Dare la parola al sindaco, però deve girarsi, magari mi metto qua. Magari si sente lo stesso, si sente. Buongiorno a tutti, io intanto vi porgo il mio saluto personale, quello di tutta l'amministrazione comunale di Domodossola. Devo dirvi che è una cosa che dico sempre, cioè sono molto emozionato, ma è la verità, perché come ripeto sempre, perché mi parlo con le scuole più volte, vivo l'attività amministrativa con passione e con emozione. Oggi è una giornata sicuramente delle più importanti che io abbia vissuto in questi 2 anni. Non so quanto tempo dovrei prendere per i ringraziamenti. Comincio dai ringraziamenti comunque. Devo ringraziare di cuore, come ha detto il dottor De Paoli, senza voler rubare le parole, alle 3 donne, perché sappiamo che da parte loro c'è stato un impegno veramente straordinario, e quindi io vi ringrazio di cuore.
ringrazio di cuore anche il dottor De Paoli, però chiaramente, perché so qual è stato anche il suo impegno e quanto ha creduto in questo progetto. Quindi i sensi di ringraziamento, di emozione, di riconoscenza che oggi ho verso di voi, verso la Fondazione Comunitaria del Liceo, verso la Fondazione Cariplo, non sono facilmente esprimibili a parole, anche perché si inseriscono in un progetto che per la città di Domodossola è importantissimo. Non guardare così, se non mi fa emozionare, non mi guardare così, se non mi fa emozionare. È un progetto importantissimo e forse il progetto in cui io ho messo più il cuore, ve lo dico davvero sinceramente. Quando ho deciso di candidarmi, la prima cosa che avevo nella mia testa era di realizzare l'ampliamento della casa di riposo. È un progetto che è arrivato alla fine, al suo termine. Da giugno sarà attivo, noi inaugureremo la casa di riposo ampliata, che passerà da 39 a 72 posti. Credo che insomma il sentimento, l'emozione, il trasporto per questo progetto traspaia, non guardarmi così Cecilia, perché sennò se ti vedo piangere poi non riesco più a parlare. Già ho detto più volte che quando taglieremo quel nastro saranno fiumi di lacrime, ma sarà così, perché è una cosa in cui io ho creduto molto, in cui tutte le persone che ci sono state vicine, Cecilia, il dottor Villani, cui avevamo già...